Signore e signori, il bomber dell'Arpinova, Luca Mariotti, beh, complimenti al bomber. Grazie mille, grazie mille. È stato un campionato bello, giocato. E sono riuscito a fare 32 gol circa solo nel campionato, più le coppe, ma tutto grazie a loro, che sono miei compagni fantastici e ti mettono sempre in condizione di segnare tutte le partite. Il salto in federazione, che vi vedrà naturalmente con qualche trasferta importante anche, quindi cambierà un po' anche l'ottica, insomma diventerete una società vera e propria da un certo punto di vista. Certo, infatti già siamo diventati già una società sportiva, è dal 2009 che abbiamo iniziato questa avventura in campionati minori, già adesso siamo a fare un campionato di livello, è già tutto pronto per il prossimo anno per avere una squadra in federazione, per affrontare qualsiasi squadra sia in casa che in trasferta, anche perché tanti giocatori di noi come Visto Novara, Nesi, io, Mancosu, insomma tanti giocatori già hanno fatto campionati federali importanti. Tra l'altro Novara è stato anche 2 anni in C1, ha fatto delle apparizioni in Serie B, è conosciuto, e anche altri giocatori che arriveranno già sono pronti a fare questo salto di qualità. Prima hai nominato il capitano, che si dà il caso sia anche tuo fratello. Come si vive in squadra insieme, poi in famiglia insieme? Si portano a casa le gioie, ma qualche volta anche, come dire, le arrabbiature? No, allora tutti i giorni prima delle partite è uno spettacolo, perché siamo lì a pensare contro chi giochiamo, cosa dobbiamo fare. Quando è in campo dà sempre il massimo la grinta, e quando è fuori salta su quella panchina che sembra un pazzo a incitare i compagni e fa schiantare, no? È bravissimo anche lui, davvero, ce l'ha messa tutta. Ultima cosa, una dedica diciamo per questa annata a una squadra che ha fatto qualcosa insomma di grande, di eccezionale, a questa Arpinova. La dedica va sicuramente a tutti i miei compagni che sono stati insieme dall'inizio alla fine, e alla mia famiglia che ci ho sempre seguito, e a tutti i nostri tifosi che sono sempre stati insieme a noi dall'inizio. Vorrei ringraziare in particolare anche lui, che lui ha iniziato come primo tifoso dell'Arpinova, lui è Stefano Becagli, che ci ha sempre seguito in tutte le partite, e piano piano facendolo allenare con noi, come avete già visto stasera, già è un buon giocatore, ci è provo, pronto anche lui per i tornei estivi e per fare la federazione un altro anno con noi. Stefano, allora dici qualcosa anche tu. Ma nulla, io li ho seguiti dall'inizio dell'anno e sono stati bravissimi, se la sono meritato. E allora, grazie a voi ragazzi, forza Arpinova. Grazie.